E come direbbe Emilio Fede, che figura di merda, raga. Questa da raccontare, devo rifarlo il video perché quello rimane, perché comunque ero lì fuori, le prove c'erano, però ho sbagliato tutto. Ragazzi, ho sbagliato tutto, perdonatemi. Perdonatemi, ma ho sbagliato tutto. Quando ho fatto il video praticamente ero andato dietro, quindi sulla piazza. Io pensavo che la contestazione si sarebbe poi svolta nella piazza. Poi ho visto che non c'era nessuno, un po' deluso, ho detto ma sì, un buco nell'acqua, me ne vado. Io ho lasciato la macchina nella rotondina, per chi sa di cosa parlo, per chi conosce un po' Casamina c'è la rotondina. Ho parcheggiato la macchina lì, ho detto ma sì, me ne vado, tanto non c'è nessuno. Faccio il pezzettino, poi vedo sul marciapiede della rotonda, vedo un gruppettino. Ho detto ma saranno quei 3-4 che si sono riuniti. Stavo per andare in macchina, ragazzi, e sento uè Zoccolo, madonna, ragazzi, c'eravamo io, lo Zoccolo Duro e altre 10 persone di youtuber. C'eravamo io e lo Zoccolo Duro, che adesso lo metto anche in copertina. Mi sono fatto la foto con lui, abbiamo scambiato due chiacchiere. Persona, l'ho conosciuta in due minuti, disponibilissimo, simpaticissimo. Come lo vedete, quindi è stato appeso anche lo striscione. Non so da chi, ragazzi, mi sono perso tutto. Cioè, non so neanche se poi alla fine c'è stato qualche coro, qualche contestazione. Mi sono perso tutto, mannaggia la miseria, mannaggia. E non ne azzecco mai una, mannaggia la miseria. Comunque, meno male che l'ho conosciuto, lo Zocco, mi ha fatto veramente piacere fare la foto con lui. Abbiamo fatto la foto insieme, adesso penso che la metterà sul suo canale, in qualche post. E come sono arrivato ho detto, minchia, siamo in tanti. Fa, no, non siamo in tanti, però era importante dare un segnale. E c'ha ragione, perché o uno, o due, o 200, o 200.000 persone, l'importante era farci sentire. Quindi è stato appeso questo striscione, che adesso vi rimetto un'altra volta in copertina insieme alla foto dello Zoccolo Duro. E mi dispiace sinceramente non aver partecipato, perché vi assicuro che ero partito abbastanza carico. Poi quando dopo esce il mio lato curvaiolo è brutta. E ragazzi, nonostante il caldo, nonostante tutto quanto quello che ci stanno facendo, ci hanno estirpato l'anima, continuano a farlo, continuano a calpestare il nome del Milan. È stato appeso questo bel striscione proprio bellissimo, cardinale out, il Milan dei tifosi. Complimenti a chi l'ha fatto, veramente poche parole ma dirette. Qualcuno deve sapere, cioè, qualcuno deve iniziare a muoversi, ragazzi, perché sennò altrimenti questi qua ci vendono anche Teo Hernandez. Questi ci vendono anche Teo Hernandez, non si fanno problemi e non reinvestono. Niente, alla fine c'è stato il lieto fine, tra virgolette. Ho rimediato, alla fine lo Zoccolo Duro l'ho conosciuto. Sono veramente contento. Io veramente pensavo di essere da solo. Però alla fine, ragazzi, ho sbagliato io. Che testa di cazzo, me ne sono andato dietro. Dove c'è la piazza? Vabbè, comunque, è un piacere vedere che anche qualcun altro, ve l'ho detto, non importa quante persone sono, l'importante era dare un messaggio. Questo messaggio è chiaro, perché è proprio di fronte a casa mia lo striscione. Di fronte a casa mia, quindi qualcuno lo leggerà di sicuro. Di sicuro questa roba qui non cambierà niente, di questo ne sono convinto, perché tanto verrà tolto lo striscione, verrà buttato e magari nessuno gli dirà niente a quella merda lì, quella merda umana lì. Niente, ragazzi, detto questo, volevo raccontarvi la figura di merda, perché io racconto anche la figura di merda. No, non figura di merda, ragazzi, è un po' di inesperienza, sinceramente. Io pensavo che si facesse dove abbiamo fatto la festa scudetto, e invece si è fatta probabilmente davanti. Ragazzi, c'è un saluto a quelli nuovi soprattutto. Vi ringrazio. Ricordatevi, davanti a casa Milan c'eravamo io e lo Zoccolo Duro. Anzi, io ero dietro. Però c'eravamo di youtuber io e lo Zoccolo Duro. Qualcosa vi deve entrare in testa. Un bacio, ciao a tutti, ciao Zoccolo. Adesso ti taggo subito all'istante proprio.